Buongiorno, oggi ci troviamo presso Auto Prestige di Verona, via Cesare Bettelloni, per eseguire un tagliando completo a questa bellissima Porsche. La macchina ha 75.000 km, diciamo l'andamento è abbastanza regolare, cominciamo a trovare un po' di lentezza nelle cambiate e irregolarità insomma nel cambio. Per il resto insomma la macchina è perfetta, però vediamo se riusciamo a migliorare la situazione con un tagliando con i nostri prodotti e i nostri lubrificanti. Dopo aver rintracciato il tappo di livello e collegato il nostro adattatore per questa macchina, andiamo a inserire l'additivo. Posizioniamo le leve di inserimento additivo, ci stanno, e andiamo a collegare. Il goccino del appiatto giusto per scolare tutto. Dopo aver inserito l'additivo di lavaggio nel cambio automatico, manderemo fuori la macchina a fare un giro. Nel mentre cominciamo anche a utilizzare il kit tagliando e andremo a inserire anche l'additivo benzina sul serbatoio benzina che troviamo all'interno del nostro kit. Vedete, tutto questo materiale chiaramente è il materiale che si frappone alle frizioni, si trova in mezzo alle frizioni e chiaramente ci crea questi strappettii, queste cambiate non molto lineari. Controlliamo anche il filtro che abbiamo tolto, così. Questo è il filtro che abbiamo trovato, è evidentissimo tutto il materiale che è sopra il filtro, che è lo stesso materiale che troviamo all'interno delle frizioni, quindi ci provocherà uno slittamento. Ora cercheremo di pulire tutto e sostituire tutto quanto. Mettiamo il filtro nuovo. Mettiamo il nostro adattatore sul tappo di livello
Ora colleghiamo l'inserimento dell'olio nuovo, okay. Colleghiamo il ritorno del cambio sul tubo. Ok, vediamo un po'. E andiamo a inserire l'olio cronologico per questo cambio. Dopo aver inserito l'olio nel macchinario, lo mandiamo nel cambio. Abbiamo collegato la tubazione al cambio e adesso metteremo in moto la macchina e laveremo il convertitore di coppia e faremo tutto il lavaggio del cambio. Ora mettiamo in moto il veicolo. Prego Malcolm, se puoi. Ecco che arriva l'olio sporco del convertitore e lo stiamo raccogliendo all'interno delle tappe. Vediamo ancora abbastanza sporco. Ora inseriremo il nostro Power Nanotech Gold per cambi automatici. Questo è l'olio che circola all'interno del cambio perché abbiamo fatto un bypass escludendo la macchinetta e vediamo cosa entra e cosa esce con la macchina in moto e ci riteniamo soddisfatti, va bene? Ricolleghiamo l'impianto originale della macchina. Ok. L'olio è perfettamente pulito, come vediamo. Collegheremo il nostro Blue Compression Test alla batteria. Ora, dopo aver eseguito la pulizia del cambio, andiamo a eseguire anche la pulizia del motore, sempre con il nostro kit tagliando, utilizzando il prodotto di lavaggio per l'olio motore prima del cambio dell'olio. Ora faremo girare il motore per circa 15 minuti. Metti in moto. Mettiamo un po' d'olio nella cartuccia in maniera che sia già precaricato. Basta. In questo motore monteremo un 1060 Racing.
sempre dal nostro kit tagliando andiamo a prendere il Silver Power Nanotech e lo inseriremo nel motore. Colleghiamo il nostro Blue Compression Test. Allora, siamo col tecnico Andrea Zampieri dell'Officina do Prestigio di Verona. Dici Andrea cortesemente l'esito finale dopo il trattamento completo che abbiamo eseguito su questa Porsche 997 4S e al trattamento eseguito al cambio e al motore. Il motore di questa macchina era molto irregolare, specialmente al minimo, e dava qualche sussulto durante la marcia. La macchina è molto regolare adesso e l'ha cambiata molto molto più fluida. Il motore ha anche una resa molto maggiore agli alti livelli. Si sente proprio lo stravolgimento completo dell'auto, ma soprattutto la cambiata si era portata molto più corta, più precisa e soprattutto non dà più nessun segno di strappi di nessun genere. Ti ritieni soddisfatto Andrea? Sono molto contento della riuscita del lavoro, ma soprattutto sono molto contento che il motore risponda al piede, perché è una macchina che merita tutti i suoi cavalli. Grazie Andrea.